Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un piccolo video fai da te e andiamo a realizzare un planner da appoggiare alla scrivania o da appendere al muro. Velocissimo da realizzare, ovviamente la mia è solo un'idea, poi voi la personalizzerete come volete. Dunque, come prima cosa vado a prendere una cornice. Io l'ho scelta senza il bordino, ma se volete potete scegliere una cornice come volete voi. L'importante è che abbia il vetro davanti. Vado a pulire molto bene il vetro e vado a togliergli i gancetti come prima cosa. A questo punto sollevo il vetro e se riuscite potete utilizzare direttamente il foglio che c'è all'interno girandolo dalla parte opposta, oppure come nel mio caso che è sporco, vado ad utilizzare dei fogli di carta bianchi. Ovviamente anche qui potete scegliere dei fogli colorati o dei fogli decorati. La vostra lavagnetta, il vostro planner sarà ancora migliore. Io appunto ho scelto due fogli bianchi alla quale poi vado ad appoggiare sopra dei rettangolini colorati, uno blu, uno rosa, uno giallo. E poi nuovamente blu, rosa e giallo. E questi saranno gli spazi dedicati ai giorni della settimana, dal lunedì al sabato, la domenica. Nel mio caso no, ma se volete la potete aggiungere a fianco. E poi altri due rettangolini verdi che io andrò ad utilizzare per le note o anche per esempio per la domenica. Dopodiché richiudo il vetro facendo attenzione di non spostare i foglietti, se volete essere più sicuri potete direttamente incollarli e poi vado a richiuderlo con i gancetti. A questo punto vado ad utilizzare uno di quei pennarelli appositi per le lavagne, quelli che si cancellano appunto, e vado a realizzare, a scrivere sul mio planner. Nel mio caso lo sto facendo in orizzontale, ma già da qui potete vedere che anche in verticale sarà molto bello il risultato. Le date che metto sono quelle di maggio dal 6 al 12 e quindi inserisco tutti i giorni della settimana ed i numeri sul mio planner. Ed infine sotto, come vi dicevo prima, nei due rettangolini verdi vado ad aggiungere le note e gli obiettivi della settimana. Poi più avanti, eventualmente, sia sulla mia pagina Instagram che su YouTube, vi farò vedere insomma altri planner. Questo qui è esattamente il più basico, quello più veloce e più semplice da realizzare. E a questo punto, insomma, si completa, vado a completare il planner con gli appuntamenti che ho di quella settimana. Una volta finita la settimana vado a cancellare tutto, a pulire il planner senza problemi con uno Scottex o con una spugna, ma non serve acqua perché il pennarello viene via subito, e vado a rielaborare nuovamente il mio planner tutte le volte di cui ho bisogno, tanto poi andrò a cancellarlo con semplicità. E niente, con questo è tutto. Come sempre, se l'idea vi è piaciuta, lasciatemelo scritto su un commento e lasciate un mi piace al video per sostenermi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Con questo è tutto. Noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!